Quest'opera ha una caratteristica che tutti conoscono, che è quella di essere un'opera straordinariamente enigmatica, e il suo accostamento con la Gioconda è un fatto già detto, già ripetuto, ma non per questo banale. Questa idea di questo sorriso così enigmatico che ci attrae all'interno dell'opera è una caratteristica eccezionale. Devo dire in più che questo San Giovannino, avendo una... essendo un dipinto quasi monocromo e non avendo riferimento paesaggistico, architettonico, non avendo gli attributi così chiaramente in vista come la croce del San Giovanni e la pelliccia, in realtà ha questa nudità che in fondo è un senso di purezza che lo astrae totalmente da ogni contesto storico del tempo, e forse anche per i giovani rappresenterà poi un'immagine un po' di una bellezza assoluta fuori dal tempo. Lo sguardo ci cattura all'interno dell'opera, nello stesso tempo la mano ci indica che la strada è altrove ed è in fondo il suo segreto e straordinarietà. È la prima volta dopo 70 anni che quest'opera San Giovanni esce dalla Francia. È un'opera che per Milano ha un grande significato perché rappresenta un momento importante di legame tra Leonardo e Milano. Quando Leonardo ha lasciato Milano ha portato con sé quest'opera che l'ha accompagnato fino alla sua morte avvenuta in Francia. È una mostra gratuita che mette appunto quest'opera al centro della Sala Lessi, quindi di Palazzo del Cuore, di Palazzo Marino, quindi da qui fino a fine dicembre tutti i milanesi gratuitamente, grazie al Comune, grazie all'ENI e grazie al Museo del Louvre, potranno ammirare questo capolavoro.